Mister, buonasera, un suo commento alla partita. Ma commento, c'è grande rammarico perché secondo me non meritavamo di perderla, perché comunque abbiamo avuto parecchie occasioni per andare anche avanti il primo tempo con Bosi subito. Peccato sul gol perché l'avevamo preparata questa situazione, la sapevamo e siamo andati sotto, però la squadra ha reagito bene, ha finito anche la partita con un forcing importante, ha una porta sola, però non è arrivata la zampata giusta, quindi adesso bisogna subito alzare la testa e prepararci per Livorno. Una domanda da un collega di Trapani, Peppe Cassisa. Vi siete fatti sorprendere due volte nel primo tempo sulle palle alte, in una delle due il Trapani ha sbloccato il risultato, nell'altra Fiorillo ha fatto un miracolo. C'è rammarico per questi errori che vi hanno fatto andare sotto nel punteggio? Purtroppo è una costante da quando sono arrivato. Ci abbiamo lavorato tanto, sapevamo che c'era una situazione addirittura della rimessa laterale, quindi a palla ferma, tutti schierati, come il gol di Venezia, mi sembra la fotocopia di Venezia più o meno, e questo non va bene, certo è una cosa negativa, lo sappiamo, e ci abbiamo lavorato tanto tutta la settimana e ci facciamo sorprendere. Queste sono le cose che mi fanno arrabbiare, mi fanno messo dispiacere, perché poi le partite Trapani, sappiamo questo, calcia in avanti e si mette tutto là dietro e poi diventa difficile, però l'obbligo nostro è alzare la testa e fare queste due partite cercando di fare 6 punti. Adesso abbiamo Livorno subito lunedì, quindi non abbiamo tanto piangerci addosso, non c'è neanche tempo, ma meglio così, e quindi bisogna pensare alla prossima partita. Sì, un'altra domanda, partita maschia, chiede Nicola Conforti, che ha richiesto tanta energia. Ma sì, le partite sono tutte maschie, ormai siamo sul finale, quindi stiamo parlando di squadre che si devono salvare, devono mettere nella categoria, è giusto essere maschi. Secondo me anche oggi non bene l'arbitro, perché comunque sulla gestione dei cartellini tanti falli da parte loro, sempre sorvolati, l'espulsione non c'è perché prende la palla piena Masciangelo, e quindi questo mi dispiace. Poi per il calcio è sempre maschio, per me è normalità, non è che mi sorprende. Mister, l'ultima cosa, resettare questa partita e ripartire per le prossime due? Ma è normale, dobbiamo farlo, abbiamo l'obbligo, è chiaro che ci dispiace, che eravamo convinti di portare, secondo me la squadra non ha meritato di perdere per quello che ha detto il campo, perché è vero che il Trapani ha avuto delle gol sul calcio, su un cross, su un calcio piazzato, dove noi, come ho detto prima, continuiamo purtroppo a perdere le marcature, però la squadra ha creato diverse situazioni anche facili, perché Bosic è davanti al portiere solo e anche Borrelli davanti al portiere solo, tanti cross che potevamo chiudere meglio, quindi prendiamo questo, anche la condizione fisica secondo me è salita e quindi lunedì dobbiamo mettere in campo questa cattiveria e cercare di fare la nostra partita. Sì, scusi, ho un'altra domanda di Costantini Tibusei da Pescara, che le chiede come si spiega una partita così deludente. Ma non è deludente, per me non è deludente, forse l'inizio siamo stati, sembra che alle volte aspettiamo di prendere uno schiaffo per reagire, io ci ho lavorato tanto e siamo stati poco concentrati su... Qui è un campo difficile, attenzione, Trapani è una squadra in grande salute, lo sapevamo, quindi ci stava che all'inizio magari queste palle, questa fisicità, però noi eravamo sempre messi bene, poi abbiamo, chiaro, trovato questo gol, il Trapani trova il gol, poi dopo diventa tutto più difficile, però noi sul 0-0 abbiamo avuto una grande occasione, quindi non è che è stata deludente. Chiaramente quando si perde non c'è mai da essere contenti, è normale, però io devo essere lucido e capire e intervenire su delle cose come sto facendo che devono migliorare e purtroppo è una costante, ripeto, anche oggi il gol ci penalizza sulla nostra disattenzione, perché siamo tutti schierati, non è un contropiede o una transizione dove la squadra è messa male, siamo tutti schierati e continuiamo a prendere questi gol maledetti che poi mettono le partite. A Venezia siamo stati bravi a ribaltarla, qui purtroppo non siamo stati magari precisi sotto porta, potevamo almeno portare a casa un pareggio che secondo me sarebbe stato il risultato più giusto.
Questa è davvero l'ultima, sempre di Costantini. Dice: i giovani hanno fatto benino, i grandi invece hanno un po' più deluso. Sì, ma adesso non è questione di mettersi lì a fare i processi, non è tempo di fare processi, adesso è tempo di ricompattare, almeno per quello che è il mio pensiero. Giovani, vecchi, qua si tratta, siamo una squadra, dobbiamo compattarci come stiamo facendo, e se non basta ancora di più, e preparare Livorno. Quindi questo a me non interessa. Grazie mister. Grazie a lei.